time you dress so fine. Threw the bomb in a time in your prime. Didn't you? All people gonna say the world's all you're bound to fall. You thought you were all. Everybody that was hanging out, now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about heaven to be stronger for your next meal. How does it feel? How does it feel to be on your own with no directions on, like a complete unknown, just like a rolling stone? Oh, you've gone to the finest school, all right, you're slowly, but you know you only used to get to just a mirror. How'd you live on the street? And nobody you find, you're gonna have to get to use it. You say you'll never compromise with the mystery trail, but now you realize it's not so in the alibi. Altra intervista notturna, visto che continua in Piazza Grande l'esibizione, Amos Amaranti ha appena finito di suonare, un chitarrista, anzi talentosissimo chitarrista, conosciutissimo, sei su tutte le enciclopedie del rock italiano, sei a Modena, oltretutto sei veramente un pezzo di storia come chitarrista. Ma Dio, ci sono dei chitarristi molto bravi, c'è Portera, c'è anche nella regione, anche dalle vostre parti, c'è Fornili che è di Parma, poi... lo stesso Solieri, suonavamo insieme nelle parrocchie addirittura, agli inizi di Circoli Arci suonavamo insieme. Maurizio? Sì, Maurizio Solieri. Poi ci sono dei chitarristi molto bravi nel campo jazz, però purtroppo non escono mai perché, beh, a parte che fanno anche degli altri lavori, come anche io stesso faccio un altro lavoro, ma non so, tutti lo sostengono, però io mi reputo, sono...
chitarrista poi mediocre, insomma. No, non è vero. La tua avventura musicale più conosciuta è stata quella con i Nomadi. È stata un'avventura iniziata, cos'era, il 69-70? No, 72, mi chiamò dentro Corrado Bacchelli. Ma tutto perché questo spettacolo, questo avvenimento di questa sera è all'insegna del Bar Italia, voglio riconoscere un po' le cose. Bar Italia fucina di gruppi, Pietro Vandelli l'ho conosciuto, è venuto anche a casa mia a sentire dei pezzi quando avevo 17 anni, poi a 18 anni sono entrato nei Nomadi. Conobbi Corrado Bacchelli che purtroppo è scomparso in questi ultimi mesi, ed è il produttore anche di Alan Sorrenti. E quando io cominciai a frequentare il Bar Italia a 15 anni, conobbi questo ambiente, perché ero attratto proprio da questo ambiente, così. E dopo un po' mi trovai a suonare subito con la sua ragazza, la Christina Hansen, la quale partecipò pure come comparsa nel film Tre passi nel delirio di Fellini. E io mi ritrovai subito a fare attrazione a 17 anni, così. No? Poi dopo pochi mesi, sempre col tastierista, entrai nel mio primo gruppo i Cotton Fields di Asti, che tra l'altro adesso mi ha chiamato perché vuole fare un revival anche lui. Dopodiché, dopo pochi mesi, mi arrivò la chiamata, chiamata per entrare nei Nomadi, poi sì, sono rimasto lì poi 9 mesi, tempo di Io Vagabondo. Sì, quindi c'era l'incisione? Sì. No, l'incisione no, l'avevano già incisa, io entrai proprio a San Vincent. Il disco per l'estate. Purtroppo i video sono stati perduti tutti in un incendio alla RAI. Io non ne trovo uno. Infatti ho provato a contattare anche la RAI di Roma, non sanno niente. Nel 72 proprio tabula rasa. È un incendio, io penso che sia vero, perché altrimenti su YouTube ci sarebbero. Invece le tue incisioni con i Nomadi, quali sono state? Sono stati Vola, Eterno e Quanti anni ho? Esatto, quei tre brani li ho fatto con loro, inciso con loro. Sì, che sono il Vola Eterno, abbastanza psichedelici. Sì, no? Vola c'era un assolo bellissimo che l'ho preso anche la pubblicità della Bach. Mi ricordo, preso il mio assolo, no? E nella televisione, cioè durante la pubblicità si sentiva il mio assolo. Allora una sera in casa, ma questo qua sono io. Ma è vero, si senti. Aveva preso un estratto del... Quindi hai fatto un sacco di soldi con quelle incisioni. No, neanche un. Dialetto modenese. Senti, cos'è rimasto dello spirito Grande Italia a Modena? Ma ci sono alcuni personaggi che sopravvivono. Cioè Savigni... Franco Anderlini, sì. Beh, perché siccome li vedo poco sono spariti anche dalla mia mente, cioè voglio dire... Però, no, a parte che purtroppo, come sapete, in quel periodo c'era la mietitura da parte delle droghe, insomma, ci sono fatto un calvario, insomma. E, però molti, insomma, quelli che sono riusciti a passare attraverso le macrobiotiche, le religioni, le droghe, tipo nella piena metà, insomma, sono inseriti. Li vedo, abbiamo dei ricordi, sono molto lontani, però adesso quest'anno questa manifestazione hanno voluto riproporre un remember che molto probabilmente si protrarrà per i prossimi anni, ogni 29 settembre, penso. Bene, quindi sarà un'occasione per rivederci in quest'altra anno. Sì. Grazie, Amos. Grazie a te. Ciao.